Ciao a tutti, spero che abbiate passato al meglio queste vacanze estive, insomma è settembre, siamo pronti per ricominciare. Mi sono preso un po' di pausa, un mesetto circa dal canale YouTube, non perché sia stato in ferie, purtroppo perché agosto l'ho passato a lavorare, tranne qualche weekend lungo, andrò infatti in vacanza in Irlanda nella seconda metà di settembre. Magari poi, non so, ho detto, farò un vlog oppure qualche storia sugli YouTube Shorts, vediamo insomma se mi volete seguire, andiamo a vedere anche qualcosa di interessante, le ore di bar se ci sono e magari qualche distilleria se non sono dei carrozzoni di pubblicitari, insomma come a volte in alcune distillerie accade. Comunque, mi sono preso una pausa da YouTube perché ho dovuto girare un sacco di altri video per un altro progetto che vedrà la luce nel 2022 e quindi di stare davanti a una telecamera non ne potevo più. Spero che mi capiate e mi possiate perdonare. Comunque, è settembre, è ora di ricominciare e ricominciamo parlando dell'americano, ok? Americano che è il primo cocktail italiano e tra un po', vi spiegherò perché di questa definizione. Prima di cominciare, per chi è per la prima volta sul canale, io sono Giovanni Ceccarelli. Ho un sito web sulla miscelazione www.giovanniceccarelli.com che vi faccio apparire qua e sono un formatore in Dream Factory. Dream Factory è una scuola con barman con sede a Bologna. Infatti in questo momento mi trovo nel nostro laboratorio. Cos'altro dire? Cocktail Engineering, se avete letto il nome, è il mio brand, nonché l'azienda con cui svolgiamo insomma una serie di lavori insieme a chiaramente Dream Factory. Allora, parliamo dell'americano, ma prima di parlare del drink, e se sei impaziente di vedere come si fa, scorri un po' più avanti, ma ho bisogno prima di tutto di fissare dei punti fermi che non riguardano esclusivamente questo drink, ma in generale. Allora, la prima cosa, ragazzi, che vi devo chiedere è: siamo nel 2021, basta di parlare di ricetta originale. Molto spesso in tanti video che faccio ricevo dei commenti sotto, ah, ma la ricetta originale, la ricetta originale. A parte casi estremamente particolari, e forse possiamo dire recenti, non esistono ricette originali perché molti drink, soprattutto tra i più famosi, dal Mojito alla Piña Colada, come vedremo l'americano, il Negroni e altri, non sono nati di punto in bianco, ok? Non è che è arrivato un barman che li ha inventati, ma sono un'evoluzione dei modi di bere, magari tradizionali, in alcuni casi contadini, ok? In alcuni casi meno contadini, ma comunque che nascono in qualche modo spontaneamente, non che un barman si sveglia e dice questa è la ricetta di questo drink, ok? Svincoliamoci da questo modo di pensare, ok? La seconda cosa che voglio dire è, quando si afferma qualcosa, ci devono essere delle fonti, ci devono essere delle prove, altrimenti sono ipotesi. E anche nel momento in cui ci sono delle prove, vanno sempre contestualizzate dal punto di vista storico. Dobbiamo cioè capire se quella fonte, prima cosa, è chiaramente attendibile, se ne esistono di antecedenti o successive e soprattutto capire che quello che stiamo affermando in quel momento si rifà a quella fonte che è l'ultima fonte che abbiamo trovato. Non è detto che non esistano altre che possano spostare la timeline o l'origine, la nascita e lo sviluppo di un determinato drink. Insomma, la ricerca è in corso. Non è più come negli anni 80, 90 e anche inizio 2000 che si facevano un sacco di supposizioni. Oggi le cose sono più strutturati, ci sono fior fior di ricercatori come quelli che hanno scritto questo libro della storia della miscelazione, ok? Che vanno ad approfondire certi temi. Quindi basta con leggende storiche che non hanno né capo né coda, come alcune su Long Island, o anche sull'americano, ok? Veniamo a noi e iniziamo a parlare dell'americano. Allora, l'americano, l'ho chiamato il primo cocktail italiano perché Mauro Majub e Lucio Tucci, che sono due colleghi, Lucio inoltre è anche un amico, conosco anche Mauro, ma è vissuto in Germania per tantissimi anni e ci siamo incontrati solo in pochissime occasioni, mentre con Lucio ho un continuo scambio professionale e personale. Hanno scritto con Epli, che è la casa editrice con cui anche io e Federico collaboriamo,
L'ora dell'americano, che è questo libro nel quale tra l'altro ho inviato anche una mia ricetta, ci sono anche tanti altri bartender che hanno inviato delle loro ricette di twist sull'americano. Hanno scritto questo libro dove vanno ad analizzare questo drink da un punto di vista degli ingredienti, quindi c'è una prima parte del libro dove parlano dei vari ingredienti che sono all'americano, le leggende, le fonti storiche riguardanti questo drink e poi una serie di ricette di twist per chi li volesse provare. Un libro molto bello, molto approfondito, ma allo stesso tempo leggero e facile da leggere. Io mi voglio soffermare innanzitutto e poi vi invito a leggere questo libro, ma anche l'articolo che ho scritto sul mio sito, sull'americano che vi faccio apparire, se volete approfondire gli aspetti storici. Allora, là innanzitutto analizzano le leggende, quindi la leggenda di Primo Carnera, pugile a cui è stato dedicato questo drink. Chiaramente una leggenda, chiaramente fasulla, quindi quando continuate a leggere questa storiella, capite che è una storiella e chi scrive sul web, sui libri o ne parla in dei video, per favore, da questo momento, ma anche da qualche decennio ormai lo si sapeva, basta nel portare questa come una storia veritiera. È una leggenda che va bene raccontare, ma va categorizzata come leggenda. Un po' più probabile il discorso Milano-Torino, eccetera, ma quella poi vi inviterò a leggere il libro. E come anche un pochino leggenda è lo stile americano, quanto invece gli autori del libro riportano il fatto che potesse essere un modo di chiamare non il Milano-Torino bevuto all'americana, quanto una evoluzione del termine American cocktail, ma anche di questo vi rimando al libro. Mi voglio però soffermare su una cosa molto interessante, che la prima ad oggi traccia storica di una miscela di drink che vede la presenza di un amaro, di un vermouth e della soda, risale al 1882. Ok, quindi siamo 50 anni prima di alcuni dei libri più importanti che riportano la ricetta dell'americano, come Mille misture di Ezio Grassi. Questo non è un libro di cocktail, ma è uno sceneggiato teatrale dove questa attrice, questa donna che rappresenta questo personaggio femminile, chiede che gli venisse servito un vermouth bitter seltz, chiaramente senza andare a specificare gli ingredienti. Molto interessante invece di qualche anno successivo, questo invece un libro fondamentalmente di ricette, ed è francese, quindi vi salvo dalla mia pronuncia. Parla di questa, di Émile Lefebvre, parla di questo, tra virgolette, drink, che in realtà non è classificato come drink, ma viene chiamato Vermouth di Torino al Fernet Branca. Quindi siamo nel 1889 e si vede questa miscela di Vermouth di Torino, Fernet Branca e acqua di seltz, soda. Ok? Quindi la prima ricetta che ricalca la struttura dell'americano scritta in un ricettario di cui conosciamo al momento è del 1889, viene chiamato Vermouth di Torino al Fernet Branca, quindi non categorizzato come americano. Ancora una volta, Vermouth di Torino al Fernet Branca ci fa capire che questa cosa qua, questa miscela qua, all'epoca poteva, e questa è una supposizione, essere, perché chiaramente non ero lì, ma poteva essere vista come un modo di consumare il vermouth di Torino, come con del Fernet Branca e del Seltz. Ok? Per chiamarlo americano poi o categorizzarlo drink bisognerà andare un pochino dopo, ok? Ed era riconosciuto come essere l'aperitivo italiano. Quindi possiamo dire che la prima, tra virgolette, ricetta che poi, come ho già spiegato, non dobbiamo essere così rigidi, di qualcosa che potesse essere l'americano, quello che noi oggi conosciamo come americano, non era con il famosissimo Campari, ma con il Fernet Branca. Okay? Poiché oggi lo si prepari con un bitter, okay? Generalmente di colore rosso, è un altro discorso, ma siate sempre, e qui ritorno ancora un discorso, siate sempre aperti di mente nel capire che le cose evolvono e cambiano. Ok?
E poi anche viene riportato su un famosissimo libro che è il Flowing Bowl di William Schmidt, dove ancora una volta appare questo aperitivo all'italiana, questa volta non più vermouth al fern, aperitivo all'italiana, ma ancora una volta abbiamo nella ricetta vino vermouth, Fernet Branca, addirittura un dash di assenzio e di sciroppo di gomma arabica. Ok? Quindi, se volete vedere un po' la timeline e l'evoluzione nel tempo di questo drink, di come si passa da un bitter all'altro, vi consiglio di prendere questo libro. Ok? Poi analizza bene anche tutte le leggende, Primo Carnera, eccetera, eccetera, tutta l'evoluzione anche, penso ci siano delle parole anche forse sul Negroni, se non sbaglio. Sì, c'è qualcosina sul Negroni, per quanto non sia un libro sul Negroni, ma chiaramente ci sono. No, una vicinanza, no, tra quello che è il Milano-Torino, il Negroni e insomma l'americano, chiaramente. Ultima cosa, il Milano-Torino, così giusto per dire, molto spesso si pensa che fosse senza Seltz, ma già in un libro, nel libro di Elvezio Grassi, Mille Misture del 1936, il Milano-Torino riporta la presenza di soda, tra l'altro con molta pressione. Ok, e qui vi volevo far vedere da qualche parte c'è anche la mia ricetta che non va a snaturare questo drink, ma gli dà, eccola qua, e poi c'è anche quella di Federico, ma che ve la faccio vedere, gli va anche a dare, insomma c'è quella poi di Comini, di Ago Perrone, di Luca Picchi, ok, questa è quella di Federico. Quindi acquistate questo libro perché merita veramente. Adesso lo appoggio qua lontano dagli schizzi e iniziamo a parlare dell'americano. Allora, oggi l'americano solitamente viene inteso come presenza di, ancora una volta, bitter, che ho messo in senso generico, ho scritto liquore amaro, per quanto la definizione di liquore amaro non è propriamente corretta, perché nei vari disciplinari si parla di amaro. E di queste cose ne parlo nel mio corso sulle liquori e amari homemade. Faccio una disamina anche leggera di quella che possa essere i vari disciplinari. Ho scritto liquore amaro perché si parla sempre nel linguaggio comune di liquore, ma sappiate che può essere inteso anche diversamente. E amaro, liquore amaro o bitter sono la stessa cosa da un punto di vista di disciplinari, ok? Quindi se c'è una confusione su questo, toglietevi la confusione, ok? Perché se andate a leggere i disciplinari europei, nella versione italiana si parla di amaro, nella versione tradotta in inglese si parla di bitter, semplicemente perché bitter e amaro sono la stessa parola in due lingue diverse. Bitters con l'S finita, per quanto non rientri in una, sia scritto in un disciplinare, okay? Però solitamente si indica qualcosa di diverso. Quindi bitters con l'S finale solitamente si indica qualcosa come l'angostura, quindi cose molto aromatiche, amare da usare a gocce. Però anche qui è molto labile come definizione, sicuramente non è ad oggi una definizione legislativa. Poi abbiamo del vermouth. Vermouth dovrei scrivere vermouth dolce, ok? Questo per dire di non usare chiaramente un vermouth dry, quello che si usa per il dry martini, per esempio, o per altri famosi drink. Solitamente si usano oggi dei vermouth rosso, ma anche in passato, all'epoca, non era una distinzione quella del colore, però un vermouth dolce va benissimo. Solitamente oggi si usa un vermouth rosso, ma nessuno mi vieta di usare anche altri vermouth dolci per fare questo drink. Poi ci va uno splash di soda che oggi rispetto al passato abbiamo diminuito, perché se andate a leggere questi ricettari dei primi del Novecento, di soda ce n'era molta, erano praticamente dei long drink con molta molta soda. Oggi invece è di uso andare a metterne veramente poca, uno splash, una piccola quantità. E poi io vado a fare un twist di arancia e limone, o di arancia o di limone. Solitamente la fetta non la vado a mettere. È in uso, non è sbagliato, ma è una questione di gusto, insomma, come voi volete scegliere, non è un errore, ok? Quindi questo è come si fa l'americano. Noi iniziamo a preparare, prendo il tumbler basso, quindi ci vuole un tumbler glass, l'ho messo direttamente in congelatore, così è già freddo, e andiamo a mettere 45 millilitri, siccome non uso un tumbler da 27, ma lo uso a 35, ho aumentato un po' le quantità degli altri prodotti, 45 millilitri di bitter, 45 millilitri di vermouth, a questo punto andiamo, oppla, mi sono salvato per un pelo, andiamo, se no l'ho già detto nel video sul Long Island, se fate un casino, gnorri, è normale, può succedere, andiamo avanti.
importante fare gli gnorri. Adesso mi cadrà sicuramente il ghiaccio, andiamo a colmare, eccolo qua, vedete, il bicchiere di ghiaccio e andiamo a mettere uno splash di acqua frizzante di soda. Tac. Diamo una miscelatina dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, scusate, per amalgamare gli ingredienti. Se serve aggiungiamo un cubettino di ghiaccio. Io decido di fare un twist di arancia e basta in questa versione del mio americano. Lo mettiamo dentro e nulla di più semplice. Il ghiaccio come sempre non deve galleggiare, il colore dipende un po' dai vari bitter e vermouth che utilizzate, può essere un po' più rosso, un po' meno rosso. Il sapore che deve avere è deve essere chiaramente freddo e non troppo alcolico, deve avere questa nota amaricante più la dolcezza del vermouth. È chiaramente una esplosione di aromi, perché sia bitter che vermouth sono insomma ingredienti fortemente aromatici. Ok, due parole sulle proporzioni. Va benissimo partire da parti uguali, ma sappiate che non è la legge, cioè ricordatevi sempre, ogni bitter, ogni vermouth che utilizzate è diverso e l'equilibrio perfetto potrebbe essere, che ne so, 50 di bitter e 40 di vermouth, oppure più vermouth e meno bitter, ok? A seconda dei vostri ingredienti potete modificare le quantità. Se volete oggi andare incontro a un cliente medio che si aspetta il sapore dell'americano, come bitter va benissimo utilizzare Campari, Berto, insomma questi classici bitter, ma come vermouth potete utilizzare un Carpano, un Cocchi, che sono eccezionali. Sappiate che però esistono, si può esplorare molto il panorama, perché vediamo una rinascita, mentre qualche anno fa abbiamo visto una rinascita di vermouth, ok? Ne sono arrivati sul mercato tanti, anche di piccolissimi produttori, di medi produttori eccezionali, e quindi fate un po' di ricerca in questo senso, ma anche di bitter vediamo una rinascita, ne esistono veramente veramente tanti, sono eccezionali sia quelli di grandissime aziende come per esempio Campari, ma sono eccezionali anche quelli di piccoli produttori che fanno dei prodotti artigianali veramente veramente super. Chi mi conosce sa che io per esempio adoro sia il prodotto, che è il bitter delle sirene, sia Elisa, che è la master blender, la proprietaria dell'azienda, l'inventrice di questo bitter, che è veramente eccezionale. È un bitter fortemente amaro, ma anche fortemente floreale, e pensate che all'interno ha pochissimo zucchero, eppure è amaro, ma non risulta troppo aggressivo, ok? È veramente super, quindi provatelo se vi può interessare, ok? Quindi questo è l'americano, ne abbiamo insomma parlato estensivamente, purtroppo già adesso non so quanto ci ho messo a fare sto video, perché sto parlando in un old timer con me, ma abbiamo parlato a lunghissimo e abbiamo grattato la superficie della storia di questo drink. Lo approfondirò nell'articolo che trovate in descrizione, che vi ho fatto apparire prima sul mio sito, e ho fatto anche una diretta con Lucio, l'autore del libro, che trovate sul mio sito, anche quella ve la faccio apparire. E niente, questo è quanto, magari torneremo più avanti a parlare dell'americano, chi lo sa, per adesso me lo bevo e vi saluto, alla prossima!